Bene, allora ben arrivati anche oggi. Oggi parleremo sempre di LibreOffice, però di un altro pacchetto, cioè del foglio elettronico, chiamato anche Calc. Però prima di iniziare devo fare un'errata corrige, perché l'altra volta ho spiegato un po' male come andare a rimettere quella icona del Defender, cioè dell'antivirus, che trovate qui in fondo a destra della scrivania. Nel senso che in buona sostanza vi ho dato anche un'informazione sbagliata, tutto sommato. Allora, nel caso che noi non abbiate più visibile questa icona dell'antivirus, che è un antivirus standard, ripeto, di Windows 10, per ripristinarlo ci sono due modi, diciamo. Allora, il primo è quello di andare sul menu Start, sul bottone Start, selezionare Impostazioni. Qui si apre una possibilità di gestire appunto il computer. Andate su Personalizzazione, barra delle applicazioni, e poi scorrete fino a Aree di notifica. In particolare seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni. Cliccate qui dentro. Qui vedete che vi appare il simbolo del Windows Security, praticamente il Defender, diciamo così, e qui è spuntato attivato. Se io deseleziono questo bottone, mi sparisce anche da qua, vedete? Se io lo rimetto, mi riappare. Lo stesso per altre cose, tipo questa, vedete, spariscono i bottoni sostanzialmente, no? Probabilmente per errore è stato disattivato nella vostra macchina e quindi non è più visibile. Per renderlo visibile dovete fare esattamente così. Un altro modo per arrivare a questa finestra è quello di andare con il tasto destro sulla barra di stato in fondo alla scrivania, in una parte vuota, cliccare il tasto destro, selezionare l'ultima voce del menu a tendina, quindi impostazioni delle barre delle applicazioni. Qui si apre la stessa finestra di prima, scendete verso il basso, area di notifica, seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni. E qui vi appare la stessa identica finestra. Questo è un modo un po' più semplice e più corto per arrivarci, insomma. Ecco, detto questo, cominciamo a parlare di foglio elettronico. Allora, adesso apro il LibreOffice. Vedete che qui sulla sinistra abbiamo diverse possibilità di operare con LibreOffice. Col Writer abbiamo lavorato con le ultime due lezioni. Oggi e la prossima invece parleremo del foglio elettronico, o appunto Calc, come lo chiama LibreOffice. Allora, io mi sono preparato già un documento qui, vuoto, e poi con un altro foglio con dentro una tabellina che poi andremo a rifare assieme. Allora, cos'è il foglio elettronico? Il foglio elettronico è una serie di fogli, diciamo così, appunto, lo dice il nome stesso, dove ogni foglio c'è la possibilità di avere tante caselline, vedete? E cosa possiamo metterci all'interno di caselline? Possiamo metterci un po' di tutto, diciamo così. Possiamo metterci del testo, possiamo metterci dei numeri, possiamo inserirci dei riferimenti, insomma possiamo gestirle, diciamo, singolarmente come fosse quasi un foglio dove scrivere qualcosa, come un Word, diciamo. Facciamo finta che ogni casellina sia un piccolo Word dove possiamo andare a scrivere. Quindi il foglio elettronico può essere usato nel caso dei numeri, che abbiamo dei numeri dentro queste caselle, possiamo usarlo per fare dei conti. In questo caso possiamo usare delle formule che sono già presenti in questo programma,
Ma una marea di formule, come vedremo dopo, che vanno dalle formule matematiche, dalle formule statistiche, alla gestione, insomma, economica, diciamo così, alla trigonometria, c'è di tutto praticamente. Quindi è un modo per fare dei conti veramente eccezionali, insomma. Può essere usato per la gestione dei dati. Pensate che ogni foglio contiene circa, ho fatto un po' di conti, dai 4 ai 5 miliardi di celle. Quindi praticamente con un solo foglio di questi che vedete voi qua, no? Contiene molti più dati di quello che 100 anni fa conteneva il più grosso computer creato negli Stati Uniti, l'Unibank, no, appunto, che praticamente serviva per gestire la popolazione americana. Questo contiene molto di più, in una macchina che praticamente non occupa uno stanzone come allora, ma semplicemente è un'occupazione irrisoria, diciamo così, ecco. E poi con il foglio elettronico si possono creare dei grafici anche, che fanno riferimento a dei dati. Allora, come vedete, noi abbiamo le cosiddette celle, no? Alle quali possiamo accedere in vari modi. E la cella operativa è quella evidenziata da un contorno nero, diciamo così, no? Vedete? Ecco. Ma come funziona questa cosa? Allora, io adesso volevo fare un esempio pratico e aprirmi il Paint, che è un programma di Windows per fare grafica, per cercare di capire un attimo come funziona il foglio elettronico. Allora, supponiamo che il concetto sostanzialmente è quello delle coordinate cartesiane, X e Y, no? Se noi abbiamo la nostra riga delle X, diciamo così, no? Adesso non guardate come disegno, perché insomma è una cosa un po'. Questa è la X, questa è quella della X e questa è quella della Y, no? Mettiamo così. Ecco, voi vi ricordate, no, che. Vabbè, qua adesso. Ecco. Qui c'è la X, l'asse delle X, e qui c'è l'asse delle Y. Se noi avessimo una casella, adesso mi prendo un pennello che faccio meglio forse, una delle caselle messa qua così, non guardate come disegno, ripeto perché ho il mouse, non ho la penna, questa casella ha come riferimento un certo valore di X e un certo valore di Y, giusto? Quindi la posizione di questa casella è determinata dal valore della X, sarà X1, e da Y1. Il foglio elettronico funziona alla stessa maniera, solo che, scusate che vado, cerco di andare un po' più dritto, solo che l'origine non è come prima in basso a destra e a sinistra, ma è in alto a sinistra. Quindi la nostra origine è qua. Origine. Qui abbiamo la X e qui abbiamo la Y. Però invece della X, in questo caso, che cosa abbiamo? Abbiamo le lettere. Abbiamo la lettera A, la lettera B, la lettera C e avanti, avanti, avanti. Poi vedremo quante. Nell'asse delle Y invece abbiamo 1, 2, 3 e avanti. E poi vedremo quanti, comunque sono milioni. E l'origine in questo caso è qua. Quindi quando noi dovremo andare a definire una casella che è messa qui, non diremo x1 e y1, ma diremo c2, un po' come la battaglia navale. Quindi, una volta capito questo, avete capito cos'è il foglio elettronico sostanzialmente, o come viene gestito, diciamo così. Allora, chiudiamo questo. Ecco. Come possiamo noi passare da una cella all'altra? Abbiamo diversi modi. Il più semplice è usare il mouse. Vedete, io mi sposto col mouse, seleziono il tasto sinistro e mi posiziono sulla cella che desidero. In questo caso, se voglio andare sulla H,
4, vado qua, quindi ho H4, queste sono le mie coordinate. Se vado qua avrò la D10. Per spostarmi posso usare anche le frecce della tastiera. Se io sono qui, no? E ho la mia tastiera davanti e clicco la freccetta a destra, vedete qui sposto a destra. Se vado a sinistra, a sinistra. Se vado a prendere quella in basso, vado a quella in basso. Ecco. Quindi abbiamo visto come facciamo capire qual è la cella selezionata con il contorno scuro e come facciamo a muoversi e a muoverci, diciamo, attraverso le celle. Posso usare anche il tasto invio, per esempio, vedete? Un altro modo comodo quando scrivo qualcosa, per esempio, no? E devo andare sotto, prendo il tasto invio e automaticamente mi conferma quello che ho scritto e va sotto. 3, 4, 5, invio, 8, invio, vedete? Oppure se devo andare a destra, metto un 5, userò il tab e allora mi sposto a destra. Qui dipende, diciamo, da cosa uno deve fare. Se uno passa 8 ore in ufficio e mette dentro dati, questa soluzione diventa veloce, diciamo, no? Perché siccome ha le mani sulla tastiera, non deve spostarsi col mouse per andare a spostarsi. Basta usare la freccetta o il tab o l'invio, sa che va sotto, a destra, insomma, no? Quindi è un modo veloce, diciamo, per operare questo. Ecco. Il tab vado sia a destra che a sinistra? No, destra. Destra solo. A destra solo, sì. Beh, però aspetta, allora, se io faccio qui vado a destra. Se premo però anche lo shift, vado a sinistra. Ah, sì. Sì, sì, esatto. Infatti io non lo uso mai, però. Allora, se vado con questo solo, mi sposto a destra. Se premo anche il maiuscolo e poi premo il tab, vado a sinistra. In contemporanea allora? Sì, in contemporanea devo tenere premuto il tasto maiuscolo e poi premere tab come colpetto, perché chiaramente se io sono qua premo il maiuscolo e poi premo il tab tante volte mi schizza a sinistra, insomma, no? Quindi devo fare un colpetto secco proprio, siccome qua anche con le altre operazioni, insomma. Diciamo che la procedura è lo stesso, diciamo, è la stessa sia che uso in foglio elettronico che in Word o altro, insomma, la gestione dei tasti a tastiera, le funzioni sono le stesse, diciamo così. Ecco, qui abbiamo visto un po' come sono fatti, diciamo, un po' cosa sono le celle. Ma se io voglio sapere quante sono le celle verso destra e quindi dove può arrivare insomma, se io tengo premuto la freccia a destra, vedete, si sposta, no? Cioè, va avanti, avanti, avanti. Ma quanto va avanti? Se io voglio andare in fondo, proprio all'ultima cella, tengo premuto il tasto CTRL e premo la freccetta a destra. A questo punto arriverà qua. È alla AMI. Perché inizia con la A fino alla Z, quello che è, no? Poi comincia dalla Z, fa A, B, C, poi comincia dalla... Insomma... È come le targhe delle macchine, esattamente. Per tornare, CTRL e tasto sinistro, mi sembra. No, esatto. E torno di nuovo alla prima. Se voglio sapere quante sono in basso invece, cioè fino a che numero arrivano le righe, tasto CTRL e freccia in basso. E arriva a 1.048.576. Io ho fatto i conti che sono circa 5 miliardi di celle. Miliardi. Cioè è una cosa impressionante. Per quello che si dice anche che il foglio elettronico può essere usato come database, anche come memorizzazione dei dati.
Un foglio Un elettronico. foglio solo. Però io qui posso avere anche più fogli. Adesso non so il numero esatto, penso che dipenda dalle dimensioni di capacità di memoria, insomma, del computer. Perché io vedete, qui sono sul foglio 1, qui sotto in basso, no? Vedete? Io premendo sul tasto più, posso creare un altro foglio, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ogni foglio avrà lo stesso numero di celle. Adesso le cancello una volta, elimino il foglio. Ma questo serve soprattutto, penso, alle aziende, Sì, eh questo procedimento. beh sì. Sì, a livello familiare, no? Poi ho fatto un piccolo esempio, magari Ecco. molto molto semplice, ma però insomma potrebbe va bene. Quindi abbiamo visto anche come fare a creare dei fogli. Ma come è impostato il layout, diciamo, della schermata? Noi abbiamo visto adesso il contenuto, no? Cosa più importante, diciamo, che sono le celle, no? Ma il resto della schermata che cosa rappresenta? Come in Word, la prima parte abbiamo il menu. Con tutti i sottocomandi, no? Che sono un po' diversi da Word perché le funzioni di questa applicazione è un po' diversa, ma sostanzialmente l'impostazione è la stessa. Poi abbiamo la toolbar, cioè la barra dei bottoni cosiddetti. Ne abbiamo visualizzate solo due adesso, che non fa altro che fare tutto quello che c'è dentro in questi menu. Ma ci serve solo per agevolare, diciamo, per semplificare l'accesso appunto ai comandi. Poi abbiamo la nostra barra laterale, come con Word, no? Dove abbiamo alcune dove praticamente si semplifica un po' le operazioni in certe situazioni. C'è chi la usa e chi non la usa, io la uso poco, dire la verità. Comunque c'è ed è per certe cose è comoda, ma non fa altro che fare quello che si fa con questi bottoni e con questi menu, in buona sostanza. È un modo alternativo per accedere ai comandi. A differenza però di Word, qui abbiamo una barra che in Word non c'è, quindi è più, diciamo così, che è la barra delle formule, cioè quella che voi vedete qua. Anche questa è accessibile naturalmente da questo menu visualizza, dove abbiamo le barre di strumenti, come in Word, no? E qui abbiamo attivata la barra della formula anche, che sarebbe questa. Se io faccio clic qua, la barra sparisce. Quindi se per qualche motivo la cancellate o non la vedete più, basta andare su barra degli strumenti e riattivarla. Questa è una cosa, è importantissima. Allora, torniamo al numero 1 delle righe, quindi CTRL, facciamo anche da qua così, CTRL, freccia in su, no scusate, prima devo posizionare, poi CTRL, freccia in su e torno al numero 1. Quindi siamo al numero 1, diciamo, delle colonne, perché ho la lettera A. È il numero 1 delle righe perché ho la riga 1. Queste si chiamano colonne o in gergo informatico campi. Informatici si chiamano campi questi, no? Questi invece che noi chiamiamo righe, in genere informatico si chiamano record. Quindi abbiamo i campi e i record. Abbiamo le colonne e le righe. Quello che c'è in mezzo, che rappresenta le coordinate, si chiamano celle, che sono quelle che abbiamo visto prima. Allora, la barra della formula, dicevamo, no? Questa è fondamentale e deve essere sempre presente in un foglio elettronico.
rappresenta praticamente tre cose, però sono tre cose molto importanti. Allora, nella prima parte ci dà le coordinate della cella attiva, vedete, noi siamo su D5 e lei ci fa vedere che, che la cella è la D5. Se mi sposto di qua cambia anche il valore, I12. H15, quindi mi tiene aggiornato sempre sulle coordinate della cella, mettendo prima le lettere, cioè l'asse delle X, e poi l'asse delle colonne, cioè l'asse delle Y, diciamo così, che in questo caso è rappresentato dal numero. Poi abbiamo questi tre bottoni, che sono i bottoni legati alle formule che io posso usare per fare dei conti all'interno di queste celle e tra fogli diversi anche. Perché io posso fare dei conti anche prendendo dei valori non sullo foglio attivo, ma su altri fogli che ho attivati all'interno dello stesso file. Qui invece abbiamo la chiama riga di digitalizzazione, cioè tutto quello che io vado a scrivere in una cella viene scritto qui sopra. Quindi potrebbe essere, per esempio, no? Corso di informatica. Poi clicco qua. Se io clicco sopra, vedete che c'è corso di informatica, che però in questo caso mi sborda dalla cella. Allora, in questo caso, se io nella cella successiva andassi a scrivere qualcos'altro, oggi c'è il sole, c'è il sole, vedete che corso di informatica non è rappresentato del tutto come prima, perché ho aggiunto un'altra cosa nella cella successiva. Però se io clicco qua, vedo il contenuto completo della cella. Come se clicco qua, vedo il contenuto completo di oggi c'è il sole. Però se vado a stampare questo documento, ovviamente io non vedrò stampato corso di informatica, ma vedrò stampato corso di inform. Allora, come faccio a fare in maniera che nella stampa mi esca tutto? Devo dilatare un po' la cella. Allora, come faccio a dilatare la cella? Mi posiziono col mouse sulla riga dove ci sono le lettere. Vedete che cambia forma quando arrivo tra una cella e l'altra. Quando cambia forma, clicco col tasto sinistro e trascino. E quindi ho allargato la mia cella. La stessa cosa posso fare anche di qua. Questo è il modo manuale, diciamo, per fare questa operazione. Supponiamo però che noi abbiamo, per esempio, un elenco di nomi e cognomi di persone, magari un centinaio, no? Messi tutti sulla stessa colonna. E noi non sappiamo qual è il cognome e nome messi insieme il più lungo di tutti, perché non abbiamo la visione completa di tutta la colonna. Noi vediamo solo un pezzo della colonna, per vedere gli altri dovremo scendere, eccetera, 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 no? Allora c'è un modo per fare in maniera che la larghezza della cella si adatti alla parola più lunga. Allora, torniamo come eravamo prima, più o meno. E come si fa? Allo stesso modo, col mouse ci si posiziona sempre tra le due celle e poi si fa semplicemente un doppio clic. Invece di trascinare, si fa un doppio clic. Il computer rileva, anzi il programma rileva, qual è la stringa più lunga e quindi si adatta a quella più lunga. In questa maniera siamo sicuri che quando andiamo a stampare, noi stamperemo i nomi corretti e non troncati, insomma, no? La stessa cosa qua, in posizione, doppio clic, oggi c'è il sole. Allora, se io avessi, facciamo un esempio pratico, scriviamo
altre cose. Allora faccio Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, cioè incollo praticamente la stessa cosa. Però qua magari vado a togliere qualcosa, qui anche vado a togliere qualcosa, vedete, si può operare non solo all'interno della cella, ma anche sulla riga della formula cosiddetta, no? Ecco, qui ho dei testi con lunghezze diverse, no? Quindi immaginate di avere centinaio o qualche centinaio di nomi, voi non sapete quanto dovete allargarvi, quindi non sapete se sotto c'è qualcosa di più lungo ancora, no? Allora, per farlo in automatico si va qua, doppio clic, e lui prende la striga più lunga, si adatta a quella più Adegua tutto il lunga. campo al Tutto. nome più lungo, la larghezza del campo al Esatto, nome più lungo. esatto, 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 esatto. Chiaramente, allora, torniamo indietro del tutto adesso con Ctrl Z, così torniamo proprio all'origine di tutto, così, no? Quando si apre un nuovo foglio, il programma dà un'altezza alle celle e una larghezza predefinita. Però se io voglio fare in modo, per questioni estetiche, per esempio, o perché sono sicuro che insomma in quella cella là ci sento tutto quello che devo scrivere, no? E voglio fare in maniera che questa cella, per esempio, diventi larga invece di tot qualcos'altro, c'è eccolo qua, larghezza colonna, quindi mi posiziono sul campo, diciamo, no? Tasto destro, larghezza colonna, lui mi propone il valore di default, che sono 2,26 cm. Se io voglio invece farlo da 5 cm, cambio ed ok. E quindi allargo tutta la mia cella, tutte le mie celle su questa colonna al nuovo valore. La stessa cosa posso fare sulle righe. Mi posiziono sulla riga che mi interessa, tasto destro, altezza riga in questo caso, di default è 0,45 e gli dico che voglio 4 e la cella si alza a 4. Quindi è tutto personalizzabile. Se invece voglio fare in maniera che tutte le righe, per esempio, vengano a un'altezza diversa da questa e tutte quante, vado qui col mouse, col tasto sinistro seleziono questa origine, diciamo così, poi vado su altezza riga e gli dico che invece di 0,45 di default le voglio a 3. Quindi tutto il foglio verrà con le righe ad altezza 3. Torno indietro col Ctrl Z, vi ricordate, no? Ctrl Z, anzi, Ctrl Z, e torno alla situazione precedente, no? La stessa cosa posso farla con le righe, larghezza colonna in questo caso, metto 5. Mi è cambiata la larghezza, ma non l'altezza, in questo caso, perché ho scelto io di cambiare la lunghezza, no? Se avete domande da farmi, prima di passare a fare un esempio, magari, o qualche dubbio. Io ho un elenco, no,
nome e cognome di varie persone. È Sì. ovvio che i cognomi possono essere più piccoli, più grandi e così i nomi. Per cui dovrò selezionare una colonna per i cognomi e l'altra per il nome. Dipende cosa si vuole fare. Roba Sì, anch'io faccio così di solito, ovvia. nel senso che è meglio distinguere sempre le cose, no? Perché poi si fa sempre a tempo a collegarle insieme, diciamo così. Se sono divise anche si possono comunque separare in maniera automatica, se uno ha tanti dati, no? Però quando si fa un progetto, si decide di fare una determinata cosa, è sempre meglio pensare prima le finalità e pensare prima di non dover poi andare a cambiare più di tanto, insomma, no? Perché diventa comunque difficoltoso, no? Quindi in questo caso anche io metterei distinti i cognomi e i nomi. Però anche all'interno del cognome o dei nomi ci sono delle stringhe più lunghe, più corte, quindi il discorso vale comunque, insomma, per quanto riguarda la larghezza. Comunque, come ho detto prima, per quanto riguarda la dimensione ideale della larghezza, questo per la stampa ovviamente, per quando si andrà poi in stampa a stampare il documento, si può scrivere all'inizio senza preoccuparsi. Poi, una volta finito di scrivere, andando semplicemente qua, facendo un doppio clic, la larghezza si adatta alla parola più lunga. Quindi abbiamo visto che qui ci dà l'informazione delle coordinate, sostanzialmente. Qui ci dà l'informazione di quello che c'è scritto dentro in una cella. E qui invece abbiamo questi tre pulsantini che sono legati al discorso delle formule. Allora, prima di fare un esempio, diciamo, concreto, andiamo a vedere un po' cosa sono le formule e come si possono utilizzare all'interno di un foglio elettronico, che sia OpenOffice, che sia Microsoft Office, che sia LibreOffice, il funzionamento è identico. Le formule sono le stesse, le procedure, e la procedura per attivarle anche è esattamente identica. Allora, come ho detto prima, qui dentro possiamo scrivere qualsiasi cosa, però se noi per primo scriviamo non la lettera, ma insomma il simbolo uguale, così, no? A questo punto il programma prende atto che noi non vogliamo scrivere un testo e neanche un numero, ma vogliamo scrivere una formula. Quindi adesso lui si aspetta che io vada a scrivere una formula. Che formula posso andare a scrivere? Se voglio avere l'elenco completo, clicco qua. Qui ho tutte le formule che si possono usare con il foglio elettronico, quindi vedete anche voi che qua nessuno credo che le abbia usate tutte. C'è una cosa impressionante. Queste sono visualizzate tutte. Qui possiamo, diciamo, selezionare le formule per argomento, quindi abbiamo i database, quindi chi userà il database userà queste. Chi usa la data e l'ora userà questo. Quindi, buongiorno. Quindi posso trasformare una data in tutte queste cose qua, per dire, no? Oppure per la finanza, ammortamenti piuttosto che durata, piuttosto che interessi, piuttosto che, vedete qua, c'è un mondo di più. Qui c'è una voce dedicata all'informazione. Qui fa dei controlli probabilmente, no? Sul tipo di testo, se la cella è vuota, non vuota, se contiene del testo, dei numeri, pari, dispari, errati, insomma, no? Chiaramente di logica, quel vero e falso, no? Queste sono cose che usano i programmatori più che altro. Poi matematica, guardate qua, dagli archi coseni, seni, tangenti, a tresi quadrate, cioè tutto, di tutto, tutto di più. Matrici,
Io uso anche le matrici e quindi anche statistica, no? Tendenza, eccetera. Eccola qua, statistica, guarda che roba. Foglio elettronico, cioè cerca, confronta, colonne, testo, anche qua, mette a destra, a sinistra, estrae delle stringhe all'interno del testo, eccetera, eccetera. E app in, sinceramente non l'ho mai toccato, quindi non saprei dirvi cosa fa. Allora, mettiamo tutto. Quali sono le cose che interessano a noi? Diciamo così. A noi interessa fare delle somme, delle sottrazioni, delle moltiplicazioni, delle percentuali, delle divisioni, naturalmente, poco altro, insomma, no? Per la nostra quotidianità. Allora, facciamo un piccolo esempio. Mettiamo dei numeri, 1, 10 e così. Supponiamo di dover fare, non mettiamo 1, ma mettiamo 3 magari. Supponiamo di dover fare una somma di questi due numeri, cosa molto banale, molto semplice. Allora, io ho scritto i due numeri all'interno di queste due celle, no? Su quest'altra cella voglio calcolare la somma di questi due. Allora, cosa faccio? Prima di tutto devo scrivere il simbolo uguale. Così. Poi, il modo più semplice è di dire B38 più C38. Allora, lo posso scrivere manualmente. C38, poi uso il simbolo più B38, ho sbagliato, va bene, insomma, facciamo qui uno dopo. B38, no? Premo il tasto invio da tastiera e mi dà la somma. Quindi se io clicco qui mi fa vedere quello che c'è scritto in questa cella e c'è scritto uguale C38 più B38. Questo è un modo. Cancelliamo. Supponiamo però che io ho diverse celle. Qui ho un 2, qui ho un 1, qui ho un 8 e qui ho un 9. E qui devo fare la somma di questi numeri. Immaginate di averne 100 invece che 6, no? Quindi io dovrei scrivere uguale. Dov'è? Lo facciamo da tastiera, così. Quindi io dovrei scrivere uguale, quindi no, dov'è qua? Questo, uguale, no? Vabbè, qua adesso non me lo scrive, ma vediamo se riusciamo. Eccolo qua, uguale. Poi dovrei scrivere B38. B38 più, questa la tiriamo via, poi C10 e avanti, no? Fino ad arrivare a F38. Però capite bene che insomma questo non è il modo proprio più corretto, ammettendo di avere 100 celle da copiare, no? Allora cosa faccio? Scrivo sempre il simbolo uguale, poi vado qua e vado in cerca della somma, vado giù alla S, somma, dov'è? Eccola qua, somma, ok, no, non devo dare ok, scusate, devo, allora, se lo faccio manualmente, che scrivo somma, e aperta parentesi e poi faccio così, trascino, vedete lui me le aggiunge, chiudo parentesi e do invio, lui mi fa la somma di questi numeri. Se invece uso la formula, così come avevamo fatto prima, perché
non mi ricordo naturalmente che si scrive somma, no? Ovviamente, la prima volta. Allora, vado qua, sempre. Vado in cerca della mia S, somma. Poi vado avanti qua con il bottone e gli dico: di cosa vuoi fare la somma? Lui mi propone delle diverse selezioni in maniera tale che mi dà la possibilità di selezionare delle celle che devono essere sommate per fare il conto della somma su questa cella, no? Allora in questo caso cosa faccio? Vado qua su selezione, sulla prima riga, no? Sul primo contenitore, diciamo. Vado qua, seleziono tutta questa roba qua, quello che mi interessa, poi torno qua e poi siccome non ne ho altre, do ok e mi fa la somma. Lui mi ha scritto in automatico somma, mi ha aperto la parentesi, mi ha scritto B38, due punti, G38, chiusa parentesi. Questo è il modo di operare per quanto riguarda la somma. Quindi noi avremo un comando, che in questo caso è la somma. Poi di solito si apre la parentesi, poi ci sono una serie di valori all'interno delle parentesi e poi chiusa parentesi. Adesso facciamo la stessa cosa, però qui sotto su questa riga facciamo la stessa somma, facendo la procedura invece quella manuale, per vedere che differenza c'è. Allora, qui uguale, somma, ovviamente, poi aperta parentesi, questa volta scrivo tutto la tastiera, seleziono questa, poi metto più, poi seleziono questa, poi metto più, poi seleziono questa, metto più, questa più, questa più e questa più. E poi tiro via il più col backspace e chiudo la parentesi. Qui ho lo stesso identico risultato, solo che qui ho la somma di questa cella più 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 più. Se invece faccio la selezione automatica, no, tutta in un colpo, mi dice B38 due punti G38, vuol dire che quelle che sono in mezzo tra le due, dalla B alla G, alla lettera G, sono incluse. È per quello che metto i due punti. Qui invece metteva il più, vedete, perché sono celle singole, cioè G38, D38, E38, F38, G38, no? Qui ci metteva il più. Qui invece mette i due punti, perché è dalla B alla G e quello che c'è in mezzo tra le due sono comprese. Quindi se io dovessi scrivere a mano invece questa formula, invece che farlo come prima con il sistema che abbiamo visto prima, no? Dovrei scrivere, allora, sempre la mia uguale, che posso prendere anche da qua, l'avete visto, no? Poi posso scrivere anche qua, naturalmente, quindi somma, aperta parentesi, B38, che è questa, no? Quindi scrivo proprio B38, due punti a questo punto, perché so che vado alla ultima, che è questa, che è vabbè, qua non riesco a vederla, insomma sarà questa B, C, D, E, F, G, questa sarà la G38. 38. Chiudo parentesi e poi do invio. E ho sempre 33. Quindi una volta che avete fatto pratica con la somma, diciamo così, si diventa facile senza andare a pescarla qua, a fare tutta la procedura, eccetera, eccetera. La stessa cosa se devo fare una sottrazione invece, ma questa la lasciamo. Qui scriviamo 245 e qui scriviamo 34. Se devo fare una sottrazione, che cosa faccio? Scrivo il valore dell'uguale, no?
Poi sempre sulla barra della formula è il telefono. Mi sa che non era vero. Allora, io adesso ho questi due valori, 2,45 e 34. Chi è Vincenza? Vabbè, risalmerò. Allora, in questa cella io devo mettere la differenza, cioè la differenza tra questo numero e questo numero. Allora, scrivo uguale, quindi clicco qua e si scrive uguale. Poi scrivo B40, B40, meno questa volta C40. Posso scrivere la lettera C maiuscolo o minuscolo, non cambia niente. Ho 211. Ormai che ci siamo, vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Se io seleziono una cella qualsiasi, in questo caso è una cella numerica e si vede ancora meglio. Poi vedete che quando seleziono c'è il contorno appunto nero, però nell'angolo in basso a destra c'è un puntino, come, no? Un ingrossamento. Come, no? Infatti io se mi avvicino col mouse, la punta del mouse cambia, no? Quando cambia, io posso cliccare col tasto sinistro e trascinare verso il basso o verso destra, no? Se trascino verso il basso, lui mi incrementa i numeri, vedete? Va avanti di uno, in buona sostanza. Io posso fare in maniera anche che il valore rimanga lo stesso, però, perché se faccio la stessa operazione e tengo premuto il tasto CTRL, il numero si ripete senza essere incrementato. Questo mi interessava perché devo copiarmi degli altri numeri, quindi se io non voglio cambiare il valore, premo il tasto CTRL e faccio così. La stessa cosa si può fare con questo. Se io scendo, vedete, aumenta, si incrementa, però premo il tasto CTRL e quindi rimane lo stesso. Ma il bello è che la stessa cosa si può fare con le formule. Perché io qui, che cosa ho fatto? Ecco, un'altra cosa interessante. Se io clicco due volte sulla cella dove c'è una formula, se clicco una volta entro e la seleziono e stop. Se io clicco due volte mi fa vedere la formula con dei colori e i colori corrispondono alle celle interessate, cioè B40 è quella blu, C40 è quella rossa e io faccio C40, B40 meno C40 e quindi ho il risultato, no? Se io voglio ripetere lo stesso calcolo di questa formula sulle formule sottostanti, opero alla stessa maniera, cioè vado qui, seleziono, trascino e lui mi fa i conti. Questa volta però sono queste quelle di riferimento. Questa volta sono queste. Se io qui invece avessi messo questi valori, vedete che cambiano anche qua in automatico. Sì, chiaramente sono uguali perché ecco, se io faccio così invece sono diversi perché questi qua aumentano, questi qua no. Quindi in realtà la somma è corretta, no? Adesso supponiamo che io devo fare invece una moltiplicazione. Ecco, io ho copiato queste. Aspetta che spiego l'operazione che ho fatto, se no. Allora, io a me interessava adesso, perché faccio solo in automatico, cioè, non mi rendo conto. Allora, io adesso ho copiato queste due celle, copiate da qua, volevo metterle qua, no?
Allora, ho selezionato col mouse le due celle, mantenendo premuto il tasto sinistro e spostandomi sulla cella adiacente, no? Poi ho premuto il tasto Ctrl-C, cioè Ctrl-C, questo, quindi Ctrl-C. Vedete che cambia il bordo qua adesso, no? Cioè sta a dire, guarda questa qua, tu stai facendo qualcosa su questa qua, no? Mi posiziono qua e premo Ctrl-V. In questa maniera ho copiato il contenuto di queste due celle, ho fatto una copia proprio su queste altre due. Perché qui voglio fare la moltiplicazione. Quindi qui era la sottrazione, no? Per essere chiaro. Se non ci parliamo più. Questa è moltiplicazione. Moltiplicazione. Allora, qui dentro voglio fare questo per questo. Allora, anche qua uguale, lo prendo qua. E vado a scrivere direttamente qua la formula. Quindi ho B 44, oppure seleziono questa e me la scrivo in automatico. Il per non è il per che usiamo noi, è l'asterisco per 34 e poi do invio e mi fa e mi dà il valore, no? Anche qua se vado giù e faccio così e poi vado qua e trascino verso il basso, anche qua mi fa la moltiplicazione legata alle celle di riferimento. Una cosa che si fa spesso è questa: se voi per caso vi trovate in questa situazione, per dire, no? E vi accorgete che avete sbagliato qualcosa, per cui se voi date invio, confermate e poi il calcolo viene fatto in base a quello che fate qua. Se volete uscire senza fare modifiche, prima di dare il tasto invio, c'è sempre il magico tasto ESC, cioè questo. Per cui premendo ESC, voi non cambiate niente, anche se avete fatto delle modifiche qui dentro, che qui avete fatto, non so, per questa, no? Poi vi accorgete che ha sbagliato, ESC. Con ESC risolvete tutti i problemi, nel senso che non fate, sì, non fate danni, insomma, ecco. Quindi abbiamo fatto sottrazione, moltiplicazione, divisione. Adesso facciamo, allora, qui facciamo divisione. Qui ci copiamo sempre i numeri, quindi seleziono Ctrl-C, Ctrl-V e poi basta. Ecco, questa cella, queste due celle restano selezionate. Per disattivare la selezione, anche qua il tasto ESC. Quindi sono a posto. Adesso ci mettiamo in questa cella e facciamo uguale. Questa cella, quindi la seleziono, poi mi posiziono quel cursore dopo la selezione e scrivo diviso. Il diviso è la slash rovescia, come quella che usiamo per andare su siti internet, no? La slash rovescia, quella è la divisione. Diviso 34 e poi il tasto invio e mi dà il numero. Con le virgole anche naturalmente. Poi faccio la stessa operazione. Qui lo mantengo, anche qua uguale. Adesso vediamo però che a noi non ci interessa avere 3, 3, 6 e 3, 9 cifre dopo la virgola. A noi tutto sommato ce ne bastano anche meno. Allora, adesso andiamo a vedere come facciamo a formattare le celle. Sì.
Io su quella la barra delle formule potrei inserire la formula che voglio, per esempio se io voglio sommare la riga, che so, B37, B38, poi la F8, Sì, io sì, gli seleziono una somma. sì. Sì. Poi potrei anche, volendo continuare, selezionare, cioè come faccio? Seleziono quel totale di... che mi esce, sommando, proponiamo che voglio sommare Eh, sì, tre celle, non tutte, mi dà un totale e quindi io gli do, seleziono la celle, le tre celle che mi interessa e gli do un totale. Poi gli potrei continuare e dargli di nuovo la cella totale meno un'altra cella, cioè potrei bravo, continuare usando sì. tutte le fa questo. Sì. Sì. Allora, questo qua non è un valore scritto, è il risultato di una Ma io lo potrei formula, no? usare come se fosse una casella Sì, da quale allora. poi Io dopo. qui, per esempio, potrei andare a scrivere uguale Sì. questa qua più questa qua, Meno, o vedi? meno, o quello che Sì, questo qui. è. Ed è tutto legato, perché se io cambio questo valore, cambia anche quello ultimo che abbiamo fatto. È tutto legato, Sì. è tutto parametrico, diciamo. Ma anche se sono in un altro foglio, è tutto parametrico. Addirittura potrei essere anche in un altro file, perché io avrei potuto dire, tu fammi il conto del contenuto di un certo risultato in un file diverso da questo, in un foglio nome tali Wow. e tali, e quindi posso collegare anche file. Poi vado a modificare un altro file. Nel file originario mi trovo il valore cambiato. Quindi capite che è una cosa veramente fantastica questa. Allora, adesso vediamo un attimo la formattazione, poi facciamo 5 minuti di pausa. Allora, io dicevo, no, volevo fare in modo che questi valori dopo la virgola non fossero queste 9 cifre decimali, ma fossero due. Allora io posso dire o singolarmente queste celle oppure tutta la colonna, tasto destro, allora vediamo un po', formatta celle, questo è il modo più veloce per aggiungere il comando, no? Formatta celle, allora io qui ho tante possibilità, vado su numeri, gli dico che voglio intanto che sia, perché ogni cella potrebbe essere o personalizzata oppure contenere una percentuale, una valuta, una data, un orario, oppure essere un numero scientifico, oppure con un divisore, un valore booleano, testo, eccetera. Io voglio che sia un numero, ma che però abbia, intanto sia negativo che diventi rosso, per dire. E poi fare in maniera che la parte decimale sia non 9 ma 2. Ecco, a questo punto tutti i numeri avranno due cifre decimali, anche se i decimali sono a zero. Se invece avessi voluto farlo solo su queste tre celle, avrei fatto la stessa cosa, però selezionando solo queste tre celle. Tasto destro, formatta celle. Anche qua numero, ok, e numero decimale 2. E negativo nel caso che sia, nel rosso nel caso che sia negativo. Perché se io qua avessi un numero più alto, per dire, no, scusate, no, in questo caso la divisione non si può, ma se avessi un numero negativo mi apparirebbe rosso invece che nero, buona sostanza. E lo affronta secondo numero per il sesso perfetto oppure meno, Ecco, secondo questo può essere un problema qualche volta, perché se io ho questo valore e lo sommo con un altro valore arrotondato, il risultato può essere diverso, perché tiene conto delle cifre decimali. Però anche qua c'è una funzione che si chiama arrotondamento, per cui se io ci metto davanti l'arrotondamento, mi fa la somma di quello che io vedo, e
e quindi mi tralascia i valori decimali dopo. Hanno pensato anche a questo, in effetti. Ecco, adesso facciamoci un video, sì, è così. Infatti si accorge anche dalla telecamera. Bene, allora riprendiamo e con un esempio, appunto, che ho fatto l'altro giorno, molto semplice, di una tabella, insomma, con dentro alcuni valori legati alle mie spese, dove ho calcolato una media mensile, ho fatto delle somme, un minimo, un massimo e una spesa media, diciamo fatta per mese, no? Chiaramente qui mi sono fermato a marzo, perché sono andato fino a dicembre, ma insomma è giusto per vedere, è una prova, diciamo così, no? Allora in questa cella, come vedete, c'è una formula. In quest'altra cella c'è un'altra formula, in quest'altra cella anche qua, un'altra formula, anche qua e anche qua. Allora andiamo a rifarla su un altro foglio e fare la stessa cosa che ho fatto qua io sostanzialmente. Allora, prima cosa da fare è creare un nuovo foglio. Quindi vado qua così, oppure anche qua inserisci. Da qualche parte c'è un nuovo foglio, vabbè, adesso non perdiamo tempo. Il modo più semplice è andare qua sul più. Quindi inserisco un nuovo foglio. Posso anche cambiare il nome naturalmente, basta selezionarlo, tasto destro, posso inserire un altro oppure eliminarlo oppure anche rinominarlo. Quindi lo chiamerò spese. Anno. Ecco, qui è cambiato il nome e questo invece è chiamato numero 1, così tanto per dare un nome, è quello che avevo preparato io, no? Allora, per non riscrivere il tutto, copiamoci alcuni dati. In particolare ci copiamo le mie spese, no, scusate, copiamoci questi valori qua. Quindi seleziono col mouse queste celle. Vado qua su copia oppure Ctrl C, la stessa identica roba, lo premo, vado su spese anno, vado da qualche parte qua e stavolta gli do incolla oppure Ctrl V di Wienerville, no? Della tastiera. E in 448 mi ricopio il tutto. Qui vedete che io ho già colorato in maniera diversa queste celle, no? Ho messo un grigio. Per farlo basta andare qui, coloro sfondo, no? Vedete che è già selezionato il grigio, se voglio andare sull'azzurrino clicco qua e mi cambia. Lo stesso per il testo, vado qua con il Word e posso cambiare il valore, ma metto un blu per dire, no? Chiaramente posso fare il grassetto, il sottolineato, il corsivo e tutto il resto, insomma, no? E qui ho messo dei valori, però questi valori, come vedete, sono espressi in euro. Perché? Perché io avevo selezionato queste celle, ho premuto il tasto destro, formatta celle. E gli ho detto che questo non fosse un numero, ma fosse una valuta espressa in euro, con due cifre dopo la virgola, per quello che qui c'è il simbolo dell'euro. Allora, adesso andiamo a vedersi quello di prima, che già non me lo ricordo più. Allora, qui avevo messo le mie spese qui in alto, intanto, no? Quindi qui ho messo le mie spese in maiuscolo, le mie spese, così. Però come vedete non sono al centro, no? Io qui avevo fatto un'altra operazione, cioè avevo unito più celle.
perché c'è la possibilità di unire più celle in un'unica cella. Per fare questo basta selezionare le celle desiderate, poi da qualche parte c'è un bottone che mi dice, oppure tasto destro, vediamo se riesco. Ecco, unisci celle. Quindi praticamente seleziono le celle che mi interessate all'unione, no? Una volta evidenziate, rilascio il mouse sinistro, premo il tasto destro, il famoso tasto destro del menu contestuale, eccetera, eccetera, no? Che mi fa vedere i comandi possibili per questa selezione. Tra questi c'è anche unisci celle. Vedete che qui adesso questa cella è unica. Però io voglio questo spostato al centro. Quindi molto semplicemente andrò su formattazione, qua sul pulsante, no? Allinea al centro e le mie spese sono arrivate al centro, però qui le vedo anche un po' più grandi. Allora, seleziono sempre il tutto, invece che 10 gli do 12 o 14. Ok? Quindi sono un po' più grosse, un po' più spesse, posso anche farlo in grassetto se voglio. Lì non l'avevo fatto, quindi non lo faccio neanche qua. Va bene. Poi vedete anche che le celle su questa tabella sono anche contornate da delle righe. Che qua non ci sono, per esempio, no? Allora togliamole anche qua, che così vediamo di farle di nuovo. Sempre tasto destro. Andiamo su formatta celle, vediamo se è qua. Bordi, eccolo qua. E quindi le togliamo. Qui siamo praticamente puliti, no? Però mi interessa mettere appunto che poi sulla stampa mi interessa che vengano quadrettate, insomma, questi valori rientrino nella quadrettatura. Allora seleziono la parte che mi interessa, tasto destro, formatta celle, vado sul menu bordi, qua no, questo no, ecco, vado qui, imposto bordo esterno a tutte le righe interne e tutte le righe interne. Quindi mi fa vedere un preview e gli do ok. Anche qua stessa cosa. Allora, anche qua formatta celle, si ricorda dove ero, quindi ok. Questa è solo una in realtà perché sono quattro unite, no? Quindi mi fa vedere solo il contorno. Ecco. Adesso cominciamo a mettere i valori. Allora, spesa mensile e poi il conto, diciamo, no? Quindi applichiamo la formula che fa il conto. Allora, intanto scriviamo spesa media mensile, scriviamo qua. Spesa media mensile. Ok. Però mi va oltre, mentre di qua era scritta così, no? Allora, per fare in maniera che media mensile mi vada sotto, che cosa devo fare? Devo premere il tasto Shift e poi il tasto invio, se non ricordo male. No, scusate, ho sbagliato. No, perché in Word è un'altra cosa ancora. Allora, aspettate. Altri mi pare sì. Ma neanche. Cos'era Dino? Scusa. Io funzionava dopo spesa, io No, per fare in modo che sulla stessa cella abbia due righe invece che una, pratica, no? Allora, c'è il modulo, eh? Allora, e se no facciamo così. Se
Seleziono la cella, poi tasto destro, sempre formato a celle, perché è sempre quello. Andiamo su effetti allineamento, eccolo, e gli dico ritorno a capo automatico. Ok, eccolo. Io non avevo fatto così, ma insomma è anche questo un modo per farlo. Quindi, ricapitolando, seleziono la cella, formato cella, allineamento, e si clicca ritorno a capo automatico. Poi, mai che ci sono, vado anche qua. Dove era? Effetti, no, allineamento, neanche, bordi, eccolo qua. E dico che voglio il bordo anche qua, no? Così me lo fa anche qua. Poi dico che voglio il bordo anche su queste qua. Quindi tasto destro, formato a celle, bordi, qua. Ok, dicevo anche qua. Adesso devo mettere la formula. Qui avevo fatto la spesa media mensile per il pane, per il latte, per la carne, per la pasta, per le due e per i detersivi. Allora, vediamo un po' che formula avevo usato di qua. Qui avevo usato la formula media e poi selezionato la riga B5 e D5 con i due punti davanti. Quindi andrò a scrivere uguale media, aperta parentesi, seleziono queste tre righe e poi chiudo la parentesi. Questa è la media di questi valori. Poi seleziono questa cella, mi posiziono qui a destra in basso finché cambia l'icona qua del cursore, no? Mi appare la croce, trascino verso il basso e in automatico mi fa la media di tutte queste righe, cioè la carne, la pasta, la verdura, le tessili, eccetera. Torno qua, vediamo cosa avevamo fatto ancora. Poi somma, minimo, massimo e spesa media. Somma, minimo, massimo, somme, minimo, massimo, spesa media. Allora, somme. Somme. Poi cosa ha detto? Media? No. Minima. Massima. E spesa media annuale, probabilmente. Allora, spesa media. Qui mi allargo. Doppio clic, come avete visto, no? Quindi prende la. Vediamo se è giusto. Sì. Allora, somme. Beh, con le somme abbiamo già visto la somma, no? Quindi è semplice. Vado qua, clicco su uguale, scrivo da tastiera proprio somma. Apro la parentesi, seleziono il primo, scendo con la selezione, quando ho finito premo invio. E la formula me la scritta lui, praticamente, no? Poi seleziono la cella, mi posiziono qua così, trascino verso destra. E quindi ho le somme per i vari mesi, in euro. Poi vado qua. Mi pare che sia min, sì, min, esatto, quindi uguale, min, aperta parentesi, seleziono anche qua le celle e poi invio. Mi chiude lui le parentesi in automatico, mi fa tutto. Trascino, anche qui ho la minima. Poi qua la massima, che sarà max, fa
infatti è max. Quindi mi posiziono sulla cella, uguale, max, devo solo aprire la parentesi, selezionare le celle e dare invio. E poi trascinare la cella verso destra, che lui mi prende naturalmente questi valori, questi valori, questi valori, eccetera, no? Poi con la spesa media invece cosa avevo fatto? Vediamo un po'. Avevo fatto la spesa media di questi qua. Sì, va bene. Qui avevo fatto la spesa media per mese e qui invece per prodotto, no? Quindi scriverò media. Scusate, allora qui uguale media, aperta parentesi, seleziono le celle e invio, basta, e trascino. Poi naturalmente metto il bordo anche qua, quindi tasto destro, formato celle, bordi, questi. Ecco, poi coloro naturalmente anche questa parte, quindi tasto destro sempre. Posso farlo in due modi, ma posso farlo usando questo sistema con lo sfondo, no? Oppure usare il sistema questo. È la stessa identica cosa. Qua anche l'ho già impostato, quindi basta selezionare e quindi ho fatto la mia tabella. Adesso vi faccio vedere una cosa interessantissima che ho scoperto anch'io con LibreOffice. In Word sinceramente non l'ho mai vista, quasi che ci sia in Word della Microsoft, no? Però non l'avevo mai usata. Che è il formato condizionale. Dov'è? Questo qua. Allora, se io seleziono queste celle, per esempio, no? E voglio avere una visione grafica dei valori, per vedere graficamente qual è il valore più alto e qual è il valore più basso, diciamo, rispetto a questi numeri, posso fare così, selezionare le celle interessate, andare su formato condizionale e poi mettere gradiente. Gradiente, sì. Mettendo il gradiente di colori che lui fa in automatico, in questo caso, no? Mi fa vedere dei colori. Però io posso farlo anche in un'altra maniera. Formato condizionale, barra dei dati, vediamo, ecco, vedete, mi fa vedere le sfumature, di quelli più alti e quelli più piccoli, in poche parole, no? Oppure, aspetta, c'è un altro, mi pare che era bello, formato, gradiente, la condizionale e poi su questo. No, è lo stesso. Questo è soprattutto bello quando ci sono le percentuali, no? Cioè, praticamente se io dovessi avere questa rappresentazione in percentuale, cioè praticamente, aspetta, facciamo così. Eccolo qua. Cliccando su questo pulsante io ho trasformato un numero in percentuale, no? Allora, in questo caso è ancora più interessante, diciamo, condizionale, fare dei dati.
Vabbè, qua adesso non si vede più di tanto, insomma. Però in alcune situazioni è una specie di grafico, insomma, che mi fa vedere proprio in base al valore. Ecco, questo è un po'. Secondo me potreste fare questo esercizio a casa, rivedendo il video e cercando di creare una bella simile, insomma. Imparare a usare formule, sì, queste quattro formule che abbiamo fatto, insomma, e quindi fare un po' di esercizio per la prossima volta, insomma. Poi la prossima volta pensavo di andare un po' avanti sul discorso dei fogli, far vedere come collegare i fogli, magari farò anche un esempio, per creare più fogli con dati diversi, più fogli e riorganizzarli tutti su un unico foglio, diciamo così. Quindi potrebbe essere anche interessante, per, non so, per dire, se uno ha le spese divise per mese, no? Spese di casa, per esempio, della luce, del gas, della spesa, eccetera, divise per mese, crea tanti fogli quanti sono i mesi. In ogni foglio ci mette tutte le voci delle spese, poi si crea un altro foglio che va a fare i conti su tutti gli altri fogli, praticamente, no? E quindi alla fine, avendo solo uno specchietto di un unico foglio che è riassuntivo di tutto, uno può estrapolarsi i dati che vuole, insomma, dei totali, delle percentuali. Ma scusa, quella percentuale che viene fuori di 1300 Sì, no, circa. sto qua il numero così. Ah, te l'ha scritta, no? Sta la percentuale dei numeri di punta. No, bisogna fare in maniera diversa per Perché fare. se no finisco di dare. No, c'è una possibilità di errore. Cioè, voglio dire, adesso lascia stare le spese di casa, ma quando fanno calcoli e dati. È possibile che ci sia, può succedere che la macchina sbagli. Ma diciamo che l'errore è legato al numero di cifre decimali con cui la macchina fa i conti, che dovrebbe essere superiore a 9, credo. Adesso non so in 6 come facciano, però sicuramente diciamo che su 1 miliardo può andare fuori cioè da 1 miliardo di valori può andare fuori di uno zero virgola, credo. Sì, ma non che sbagli da sola. Errore umano. Posso chiedere No, questo? non credo. Al massimo va via la corrente, sparisce tutto e non fa più niente, Se io ad esempio all'inizio dell'anno voglio organizzarmi la tabella per l'eventuale raccolta delle bollette telefono, luce, gas, queste cose qua, posso farla mensilmente, nel senso preparo la tabella e aggiungere ogni scadenza al posto giusto, Sì. si può fare, conservare il documento e In un unico file poi hai tutte le tue tabelle e sì. Sì, poi se uno ha un foglio, ha una tabella con tanti dati dentro, senza fare tante cose, diciamo, di programmazione o di formule e quant'altro, ci sono già dei filtri già preimpostati che uno può filtrare, per esempio, all'interno di una colonna certe voci, oppure può mettere in ordine alfabetico alcune cose. Cioè, si possono creare delle cosiddette tabelle pivot che servono per fare dei conti su dei dati. E allora in automatico viene creato un nuovo foglio dove attraverso una formula preimpostata viene fatto un determinato conto. Magari lo faremo la prossima volta. E sì, c'è veramente tanto da Il prossimo anno. fare. Diciamo che che il foglio è elettronico è lo strumento per chi non ha,
non è programmatore, no? Ma che però, insomma, cioè senza essere programmatori, essendo solo degli semplici appassionati, qui c'è la possibilità di fare cose che si fanno a livello di programmazione con programmi specifici, insomma. Cioè, veramente è uno strumento molto molto potente. Se compri il computer per riesci in grado di operarlo, basta. Perché non succede qui? No. Con l'acquisto del computer che abbia l'acquisto della competenza. No, allora, secondo me, intanto bisogna essere un po' predisposti e avere un po' di passione per tutte le cose, insomma. Poi dipende se uno lo usa per lavoro, lo ha anche un po' costretto e quindi, insomma, pian pianino impara, no? Certo, non si può pretendere di imparare una cosa oggi, poi lasciare un mese fermo e riprendere. Un po' tutti i giorni bisognerebbe fare qualcosa, insomma, un po' alla volta si impara, si sperimenta. Così come. È come con la chitarra, insomma, cioè, uno la suona tutti i giorni, se no strimpella sempre, ma non farà mai niente, insomma. Sì, anche cucinare. Sì. Sempre l'esperienza. Bene, allora intanto chiudo.